scusate le mie pulizie. Diamo la parola a Giampaolo Rosso, presidente di ANCI provinciale Como. Grazie. Anch'io ringrazio tutti e vorrei dire che dall'osservatorio dell'Arci noi abbiamo visto nascere Arci Gay, abbiamo visto la capacità di queste persone anche durante la pandemia di creare relazione, di creare cultura, di creare forza politica e lasciatemelo dire, di creare rivoluzione, perché è questo che è necessaria una grande rivoluzione culturale. Chi investe il tema che discutiamo oggi, ma è, come tanti hanno già detto, molto più generale. Dobbiamo rifare la scuola, permetterci un'informazione sessuale, non un'educazione sessuale. Non abbiamo bisogno di essere educati, abbiamo bisogno di essere liberi, non educati a una norma. Abbiamo bisogno di una stampa miseranda, la posizione della stampa italiana, incapace di studiare, incapace di capire, incapace di condannare, spesso peggio della politica, peggio persino della peggiore politica. E a lei, alla stampa dominante, che dobbiamo una disinformazione diffusa nella quale i diversi orientamenti sessuali diventano colpa, nella quale i diversi comportamenti diventano crimini, nella quale le diverse persone vanno divise in categorie A, B, C. No! Noi rivendichiamo, l'Arci esiste perché si dia dignità alle persone, perché si costruisca una cultura della diversità, perché non si mettano in fila le persone, men che meno se ne startino alcune. Quella che, contro cui stiamo lottando, e a me piace dire lottare, non combattere, perché come sapete la nostra scelta è quella della non violenza. L'azione che stiamo svolgendo ora, della quale io ringrazio ancora una volta Arci Gay e anche tutti gli altri soggetti che hanno reso viva, multicolore e differente questa piazza, non è solo contro l'omofobia con la O. Noi abbiamo da contrastare l'omofobia con l'H, cioè un sentimento antiumano, anticulturale, incivile, per il quale pochissime persone sono idonee. Pochissime persone, spesso ricche, bianche e perdonate, caratterizzate da orientamenti assai banali, ma non solo per quanto riguarda il sesso, ma per quanto riguarda la letteratura, la musica, qualunque altra cosa. Noi dobbiamo contrastare una barbarie che si rivolge contro chi anima questa piazza, ma si rivolge verso tanti altri in modo altrettanto criminale, verso i poveri prima di tutto, verso gli stranieri, verso chiunque abbia capacità di innovare perché è diverso, vuole rimanere differente e ha l'ambizione di costruire comunità varie. Per questo l'Arci in questa provincia, ma in tutta Italia, tende a formare reti tra soggetti diversi. A noi piace stare insieme con coloro che non sono d'accordo con noi per tutto. A noi piace stare insieme perché la diversità, l'accettazione della differenza è prima di tutto un fatto di evoluzione culturale. Da Cro-Magnon siamo andati un po' avanti.
è ora che qualcuno lo capisca. Grazie. Grazie per Paolo.